Salvatore Valeri, eccoci qui in un nuovissimo episodio su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'acquisto e il servizio di disinfestazione della nostra casa Dandil e ora ritorniamo dove ci eravamo lasciati, cioè alla Gilda dei Guerrieri. Vigdis. Dovevamo... Vabbè, Kvaci, chi se ne frega. Dovevamo trovare il ragazzone, che non mi ricordo chi era, che ci garantisce missione. Posso dirti che sei brutto? Ah, no. No, dai, che tristezza. Devo dire, ah, tu sei brutto. Comunque. Ma eri tu? Yes. No, il facchino, ma chi cazzo se ne frega del facchino? Il facchino è quello che ripara le armature. Magari sono tutti sopra, ma nemmeno è tardi, sono le 8. Dai Cristo, che cazzo di guerrieri siete se mi andate a dormire alle 8? Poi là. Rumors non me ne frega un cazzo. Quanto abbiamo parlato? Sì. Parlo un po' con tutti per sicurezza. Ciao piccolo Murloc, sì ci sei, ok, ci sei pure tu, non arrabbiarti, ok che non ti presenti da un po' di episodi, ma stiamo esagerando, questa è carina, quell'artiglio poi capirete cos'è. Allora ragazzone, parliamo dei rumors. Heinrich Oakenhall is married to a Bosmer? I suppose the women are less annoying than the men. In che senso? Sì, Murloc, che strano, ok. No, non è sessismo, Murloc. No, smettila. Per favore, calmo, tranquillo. Non sto facendo del sessismo. Però certo è strano. Comunque, parliamo del contratto. Sì. You've done well so far. I hereby promote you to apprentice. Good luck. Yay. Prima del contratto. Looking for more work, eh? Good. Got a contract for you. I'd like you to go talk to Norbert Lells, here in Anvil. Dov'è? He runs Lells Quality Merchandise here in Anvil. He's been having problems with break-ins, though, and he's hired us to put a stop to it. Efferazioni, quindi dei ladri. Vabbè, progresso. Bla bla bla. Ma se dico di Anvil in generale... A fighter's guild chapter here is big, primarily because we're a training center. Which earns us each a good living. Ah, ok. Take care of Lells. Who needs the help? Ah, tu sei il cane. Amuleto, che nome molto fantasioso. Apriamo la porta. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Colpo di Abernat. Credo che sia Abernat. Murloc. Per favore. È ora di tacere. Ora saliamo su e diamo un'occhiata. Questa è la sala principale. Di solito, se dovete farmi un'armatura veloce, questo è il miglior posto. La Gilda dei Guerrieri. No, l'annata lo voglio. Il Tamica così scrauso, te lo riprendi. Nel mentre io dovrei trovarmi la Cristo di casa. Però non voglio andare sempre a Skingrid, perché quella di Anvil, ditemi quello che volete, ma non mi ispira per niente. Più che altro perché tutto quel seminterrato che ok, è grande, è bello, ma niè. Questa corazza cerimoniale elfica è una cagata, è praticamente un falso, infatti non vale un cazzo. Un cuore di ledra enorme, qui dovrebbero stare i due volumi della Gilda, Gilda dei Guerrieri. E prima edizione, ricevuto il volume 8, così a caso, bene. Ecco, tu che mi servivi, allora. Ecco. Perfetto. Al contrario di Morrowind, qui non ha senso che mi prendo tutte le cose d'argento, perché come vedete buona parte delle case, delle abitazioni... sono piene d'argento, pertanto è abbastanza inutile stare lì fissati a dire boh, ora mi ruberò tutte le cose d'argento, perché in Morrowind era molto più rara la cosa, io appena vedevo una cosa d'argento di solito la rubavo. Ancora. Dicevo,
Andiamo dal negoziante sfortunato, anche se dovremmo dormire un pochetto pochetto, quindi locanda nelle vicinanze, perché non mi va di ritornare al porto, onestamente. Andiamo alle armi del conte, del duca, quel cazzo che... Ah, ok, è un pozzo. Ho visto una forma strana, ma che cazzo è? Non mi frega un cazzo di cosa vuoi. Ecco. Make it quick. Andiamo di He Lels. runs Lel's quality merchandise. Not a bad sort. You can usually find him in a store. Che occhi penetranti che hai. The Envy? buildings here look different. Why? This is the Gold Coast style, like in Hammerfell. Eastern towns look gray and dull to me. E questa tra l'altro è una cosa molto I bella. like eating at the Flowing Bowl. Mainlorn runs a There's a wonderful room available. Bla bla bla, ne prenderò. Excellent. It's up the stairs. Bla bla bla. Dicevo, è molto... Vaffanculo, ti ho pure pagato la camera. Dicevo, è molto bella questa cosa che è presente solo in Cyrodiil, a quanto pare. E cioè il miscuglio di culture. Infatti, ogni città ha praticamente un'influenza diretta di una cultura di solito limitrofa. Quindi questa è la tipica architettura di Hammerfell, Sedinal è la tipica architettura degli Elfi Oscuri, anche se in realtà no, non c'entra un cazzo. Poi abbiamo Bruma, tipica architettura nordica. Cioè, è molto bello perché esplorare Cyrodiil, soprattutto se lo fate per la prima volta, vedete che ogni città è diversa dall'altra. E tra l'altro fa capire anche quanto l'impero può essere cosmopolita. Forza, agilità, a sto punto, forti a 99 e resistenza. E siamo a livello 19. Dicevo, fa poco capire l'impero quanto è cosmopolita, al contrario di come si può pensare in Skyrim, che sembra estremamente chiuso. Quindi, sì, in realtà, l'impero in Skyrim è descritto in maniera molto strana, onestamente. Ma del resto, anche il manto Morning. della tempesta sono descritti in maniera strana, perché sono così dannatamente estremisti, cosa che non è tipica né dell'impero né dei nord, effettivamente. Anche perché paradossalmente si può essere razzisti quanto si vuole contro gli elfi. Spero che questo è il molo, non so se l'ho mai fatto vedere, è molto bello. Si può essere estremisti quanto si vuole, però, signori miei, stiamo Some parlando di routine una use of delle più matter. grandi Raised in potenze your dell'intero Tamriel. Non può essere così chiusa. E anche i Nord, su via, ci hanno vissuto per secoli. Dicevo, ci hanno vissuto per secoli con accanto i cosi. Well, greetings. Welcome to Lel's Quality Merchandise. We have a wide range of goods to suit your needs. Ci hanno vissuto per secoli Oh, accanto agli and Elfi perhaps you saw Oscuri, the non sign possono outside? essere così A slight razzisti. mistake, you know. Bit of bad luck there. So, what can I do for you? Come il piccolo errore fuori sull'insegna. These break-ins must stop. How goes it? Ah, merchandise. Eh sì. L'H è scritta da sopra. Vabbè. Allora. Greetings, welcome to Lel's. Ok. Oh. Rotto il cazzo, non mi ripete la stessa cosa. Andil's a port town. That's why you'll see items here you won't find in the Imperial City. The captains keep an eye out for special items for me. I Norbert. am Norbert Lel. I've lost Efferazioni. a great deal of merchandise over the last few months. I keep replacing it, but they keep stealing it. New locks on the doors be damned. They always come at night after I've gone to bed. Maybe a mage transports them inside. You can just stay in the shop overnight. Good luck. I'm going to wait at the Flowing Bowl until this mess is settled. I know I can trust you to keep the place safe. As I Efferazioni. said, I'll need you to stop these thieves from breaking. The Rumors. new owner sure has turned Benerous Manor around. It's now a well. Sono io il nuovo padrone, ritardato, non parlarmi come Goodbye. se non esistessi. Quindi lui se ne va proprio. Proprio via, ciò.
Ciao, serio? Beh, signori, tra un furto e un altro, non credo si accorga che gli svuoto il negozio. Fai vedere che hai di interesse. Beh, non è nemmeno un cazzo di interessante. Però ho visto queste robe che insomma non fanno mai male. Prince di Tamriel, la regina volume. Tutti hanno sto volume 8. Misteri ripristinati. Precetto emerito. Precettore emerito. Costituisce il primo. Ah. Non me ne frega proprio un cazzo. Lei gli smeraldi. Piccolo individuo vita, te lo rubo, tanto poi lo andiamo a vendere, che cazzo ci frega. Qui c'è un'entrata laterale. Qui. Ok. Spadone d'acciaio e gambali di ferro, cioè hai le armi e non ti difendi, bravo, bravo, che bravo uomo che sei. No ragazzi, basta contro la mascolinità tossica. Ok, qualche volta prendo per il culo le femministe, signori, ma del resto non è una questione discriminatoria, perché prendo per il culo tutte quanti in maniera abbastanza equa, che tu sia uomo, donna, bambino o altro, essere argoniano delle paludi nere, comunque ti beccherai una battutina da parte mia. Fa parte del mio essere, ragazzi, non siate cattivi. Ok, quindi, boh, spada sguainata e aspettiamo la notte. Perché un mago li dovrebbe trasportare dentro? Questa roba non l'ho capita. Perché uno scassinatore non apre la porta? Magari te la richiudono dopo. 7, 8, 9, 10, 11. Siamo un'oretta. Whatever you're looking for, I'm sure I don't know. Ma che cazzo è? Ma perché? Che cazzo siete? Compagnia il fettino strani. Ok, il nord è quello più duro. Tu sei quello con meno vita, ma che combatte con due armi. Tu hai qualcosa che mi serve, una bella spada d'ebano. Mi era stata consigliata di comprarla. Però, prima di tutto non so dove cazzo si comprano le spade d'ebano. Difenda, per favore! Che figlio di troia che sei, eh? Ma perché? No, no, stai fermo! Porca troia! Ma cazzo ti è venuto in mente? Porca puttana, ha tirato una craniata! Una craniata sul comodino lì. Oh, tu credi di poter sconfiggere un gran campione dell'arena? Perché cazzo siete tutti in armatura elfica? Che ok, due elfi in armatura elfica, ma tu sei proprio imbarazzante. Che trauma. Mi sono occupato dei ladri che sono entrati nel negozio di Norbert Lels. Devo parlare con il negoziante. Ok, però puttana tua madre. Ma poi proprio da dove cazzo sono usciti? Questo qui ha tirato una craniata. È stato bellissimo perché vedete qui che si è spostato. Come è morto ha tirato proprio PA! Craniata diretta sul coso, sulla credenza. Che è un po' come cazzo vi pare. Prendo questo e questo. Ci siamo. Questa la volevo, la cercavo e l'ho trovata. Vieni a me. Spada lunga d'ebano, così ora abbiamo un intero set d'ebano. Sono felice perché il set d'ebano è uno dei set che in tutta The Elder Scrolls 4 mi piace. Proprio bello visivamente. Mi ripari un po' tutto. E vediamo a te che riusciamo a prenderti. No, già non ci riusciamo più. Però posso lasciare gli stivaletti di Mithril. Ok. Prendiamo l'elmo. No, 46 e che palle. Soldi te li rubo comunque. Elmo elfico. Storn il grosso.
Dranas, che poi dal momento che hanno attaccato di lì vuol dire che sono passati da qui dietro, dalla porta anteriore. Ma del resto era scontato. Ah, sì. La sera fanno a botte nel porto, non sto scherzando. I'm Krognakro Brock, landsman, and I don't much care who you are. Onesto. Prima di Anvil. See a sailor in the streets of Anvil, best step out of his way. If it's in his mind to raise hell, a little jail time is just fair payment. I'm through talking to you. They call me Hall's Ropes Faster. Don't care. They can't pronounce my Black Marsh name anyway. Ah, bene. Turindil. Touched by the gods. He hears things. Who knows? He's happy. Let him be. Che cazzo significa questa frase? They say a thief actually stole one of the Elder Scrolls from the Imperial Library. La pergamena l'ha detto che sarebbe stato possibile. You are stupid if you come to chatter. If you want to train and you pay me, then that is not so stupid. Però non ci sblocca il coso, non so il perché. I'm Thurindil, son of Julianos and Mohi Titona, queen of Akavir. Ma che cazzo dici? Climbing my spine, itch something fierce. Like to dance? Ah, in quel senso che è proprio scemo, ecco perché. Mother's coming for me in the dragon ships. I don't like these itchy clothes, but I have to wear them or it frightens the fish. Ok, rumors. They say a thief actually stole. Potrebbe essere una profezia. Potrebbe. Però non mi sembra molto sensata. Di solito hanno questo vizietto che... il castello di prua, no. Dicevo, di solito hanno questo vizietto che fanno... praticamente tutti pazzi in Morrowind. Nella saga di Elder Scrolls in realtà non sono pazzi, ma danno vere e proprie profezie. Pensate a Morrowind con Maik il bugiardo, che però quello è tutto metagioco. O al profeta che voi incontrate in Morrowind, che prevede... la crisi dell'Oblivion in nell'espansione Tribunal di Morrowind. Dove sei? Eccoti. Were you able to take care of my problem with break-ins? Efferazione. You've gotten them? Wonderful. But their names are familiar to me. Io in realtà non te li ho detti i nomi, anche perché sai quando li ho uccisi, cioè a me esce la targhetta del nome, però a te non dovrebbe uscire la targhetta del nome. I can't imagine what turned them to a life of crime. Sad. Well, here's your payment. Che cazzone che sei pure tu. Farewell. It's you. Go ahead, please. Anvil? It's a big town. Hell, it's a big county. You stick to your part, I stick to mine, all right? Ma perché tutti sono così ostili in questa città? Do you think you what happened to Kvatch? You can say what you like. But I'm never going back to Kvatch. Lui è quello che scappava a Kvatch, giusto? I might swim more if it weren't for the slaughterfish. Sharp teeth, and some carry disease. Ecco. You'll find him at the barricade at the top of the road. He's still trying to hold what's left of the guard together. Quindi alla fine è riuscito a ritornare sano e salvo. Non lo immaginavo. Welcome to the Flowing Bowl. I'm Mainlord. My twin's name is Kainlorn. How to tell us apart? Siete inquietanti. Siete letteralmente Simple, really. Siete inquietanti. Che cazzo siete, gli Umpa Lumpa? Andiamo a parlare di No. Non dovevo farlo. The count went missing about 10 years ago, but just recently he reappeared. It's a bit of a mystery, but the countess seems pleased. Ci credo, il marito che cazzo deve fare pure tu? Ma vaffanculo pure a te. Perché mi odiano, ragazzi? Io voglio essere una brava persona. Quindi tutti mi odiano. How goes it? Hello. I'm Mirabelle Monet. I run the Forecastle, a boarding house for sailors. Sorry,
I reserve my beds for seamen. Ma vaffanculo. Arvina Thelis is an odd one. I've heard some strange noises coming from her basement. Arvina Thelis is... Ah, Thelis, vabbè, quella è il cazzo di ratti in casa. Don't mind him. He's not right in the head. Poor fellow. Addestramento? If you need more assistance with your training, seek out Marana Ryan in the Imperial City. She uses the shadows like no other I've seen. E poi perché così a caso? Ma vai nel... Sì, ragazzi, per cui ci sono le missioni di addestramento. Sailors despise landsmen and won't hesitate to treat them to a good beating when they're in... Vedo io dopo come li tratto male. No, sì, perché questo succedeva anche in Morrowind in realtà. Solo che Morrowind era molto più labile la cosa, diciamo. E praticamente ci sono delle missioni per sbloccare i gran maestri d'addestramento. Quindi tutti quelli che si occupano di addestrare una determinata abilità al massimo, quindi pagando potete arrivare al massimo di quell'abilità, però per farlo dovrete fare una missione per loro, quantomeno riuscirvi a trovare. Sono missioni relativamente inutili perché alla fine, boh, per completismo potete portare tutte le abilità al 100, ma prima di portarle normalmente al 100 avete già finito il gioco. Non è così fondamentale portare effettivamente tutte le abilità al 100. Dove sta il mio amico? Chiedo venia. Oh, che palle sta sopra. Allo? Cane di merda, spostati. Sei tu? Azan, sì. Ciao, Azan. It's my pleasure, please. Prendi rumors. I like eating at the Flowing Bowl. Ma vaffanculo. Contratto. I don't have anything for anyone in your rank. Check with Burzgroke. Profeta? You should listen to him preach. He may sound crazy at first, but the longer you... Allora, a questo punto sblocchiamo un po' di cose dell'attacco della cappella di Envy. Prophet speaks true. This is the start of something terrible. I can feel it in my bones. Poco mi interessa. Vabbè, questo farà parte dell'espansione. Lo faremo molto più in là, onestamente. E fatto ciò, signori, purtroppo sono più che costretto a lamentarvi che tempo è tiranno. Questo episodio uscirà un po' più tardi perché ora sono le 3:30 e ora praticamente l'ho finito il video. Quindi ci becchiamo in un prossimo video.